Passaciuccoli, su da me in ufficio immediatamente! Direttore, arrivo! Sto preparando la sua figliola, le farò prendere 110 lote. Buongiorno, banda di cuaioli! Che sabato! Non sei venuto ieri sera, ti avevo lasciato un ridotto alla cassa. Ma va fanculo! E smetti di scherzare, ma vedi dove siamo? Dove siamo, ragazzi? Io sono a fine pena, eh! Lavora fuori, col percorso obbligato. Arrivederci, professore. Arrivederci, purtroppo, arrivederci! Un grande applauso per il professor Umberto Massaciuccoli. E con i detenuti io faccio un percorso. Ma con questa gente non ne vale la pena. Ma lo sai che se mio padre viene a sapere che ti copro anche di sera, mette in galera anche me. Scusi, posso chiedere a lei? Shh, non c'è un cazzo. È un reato. Ma io voglio rischiare. Senti, ho visto che siete veramente molto bravi. La differenziata. La differenziata, non è differenziata, ci butterei tua madre. Parlavi di Troisi e Benigni, insomma. Ora hai presentato il film già a Firenze, ora sei qui a Napoli. Come ti aspetti il riscontro da questo pubblico, appunto, dove scendiamo da... Ma guarda, il film è già uscito, sicché ci ha avuto un grande riscontro per ora, fortunatamente, in tutta Italia. Poi ho raccontato, perché tutte le volte che si sente parlare un napoletano accanto a un fiorentino viene in mente quel capolavoro totale che era Non ci resta che piangere. Capolavoro di sceneggiatura, ma soprattutto di due grandi talenti che forse sono il massimo della rappresentazione insieme a voi, insomma, Totò e De Filippo. Noi ci abbiamo, e noi e nella squadra, voi ci avete una squadra eccezionale, ma anche noi caliamo l'asso con Paolo Poli, con Benigni, con Francesco Nuti, con quegli attori che hanno fatto grande cinema nostro toscano. La differenziata, non è differenziata, ci butterei tua madre. Grazie. Chi tu ricatti, te? Te! Ma ci dà un problema, chi tu ricatti? Te! Ma che è mezzanotte? È 9. Cerco io, tanto l'isola è piccina, o sei a nord o sei a sud. O di chi o di ha. Tornandoci a tua figlia, le auguri di intraprendere questa carriera oppure appunto speri veramente che... Ma no, io non vorrei che la mia figliola facesse l'attrice, perché lo vede fare ai babbo e la mamma, per cui allora sarebbe un po'... Gli attori o le attrici si fanno proprio perché a 10 anni senti la vocazione, in questo caso, di dire le bischerate, e non penso che possa mai smettere questo tipo di vocazione. Altrimenti sarebbe meglio una bella trattoria, una biblioteca, un ristorante. Dicevo, anche per la difficoltà che magari c'è oggi rispetto a 20 anni fa. Beh sì, perché c'è molto meno produzioni, ci sono molto, sai, il mercato si è... Internet, che è un'invenzione meravigliosa, sicuramente del secolo, però frammenta tutte le proposte, per cui adesso la televisione fa fatica perché tanto ti cerchi dopo un'ora le cose che ti interessano, i cabaret fanno fatica perché magari ci sono i youtuber che si fanno tutto per sé, che sono grandi, invenzioni al quale bisogna assolutamente adattarsi, che però portano le produzioni a fare fatica a far debuttare magari un nuovo regista. Saluta con Michino. Arrivederci. Bravo, vedi, è ammaestrato. Zuccherino. Ciao.